Poniamo l'attenzione sulla difficile battaglia per l'equità, una parte sostanziale di decessi per cancro in Europa, circa il 32% negli uomini e il 16% nelle donne, con percentuali che crescono nell'Europa baltica, centrale e orientale, è associata alle diseguaglianze. Ne parliamo con il nostro ospite in studio, Salvatore Vaccarella, ricercatore in epidemiologia dei tumori dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Benvenuto. Salve, buonasera. La domanda è brutale e forse la risposta è intuitiva, ma è vero dunque che le persone con un livello socio-economico più basso hanno una possibilità maggiore di morire di tumore? Sì, le persone con posizione sociale socio-economica più bassa hanno una probabilità, dei rischi più alti di morire di tutti i tipi di tumori, e questo in tutti i paesi, abbiamo visto, in tutti i paesi d'Europa. E la cosa interessante è che però la variabilità, cioè in alcuni paesi queste disuguaglianze sono relativamente basse, e mentre in altri paesi queste disuguaglianze sono molto molto grandi. Ci sono vari fattori che contribuiscono a queste disuguaglianze, no? Ci sono ad esempio un'accumulazione di fattori di rischio, oppure la mancanza di accesso ai servizi di cura sanitari, ai trattamenti, diagnosi, eccetera. E tutte queste cose hanno un impatto maggiore sulle persone di stato socio-economico più basso. In alcuni paesi dove c'è un sistema più universalistico di salute, queste disuguaglianze sono un po' attutite. Il rapporto che vi vede protagonisti ha mappato un pochino la situazione in Europa. Ci può fare qualche esempio? Per la prima volta su una scala molto grande abbiamo potuto confrontare queste disuguaglianze in vari paesi. Quello che abbiamo trovato è stato molto interessante, perché abbiamo anche visto soprattutto che tante di queste differenze medie che esistono tra paesi sono dovute in realtà a quello che succede all'interno dei paesi e a questo asse socio-economico, a quello che succede nelle persone a seconda del loro stato socio-economico. Quali tumori sono più fortemente associati a fattori socio-economici? Sono principalmente tumori legati al fumo delle sigarette, all'alcol, eccetera, ma non solo questi tipi di fattori di rischio, ma anche ad esempio accesso allo screening, come abbiamo visto per esempio per il tumore della cervice uterina. Le persone che non hanno accesso agli screening, che sono molto efficienti nel prevenire questo tipo di tumore, hanno tassi più alti. E per quanto riguarda uomini e donne, per chi il livello socio-economico conta di più ovviamente nel fattore rischio? Storicamente negli uomini le disuguaglianze sono state molto più ampie, e soprattutto appunto, come abbiamo detto, per via dell'epidemia del fumo, che è iniziata prima ed è stata più intensa negli uomini. Quello che è successo è che adesso c'è stata un po' una diminuzione del fumo negli uomini, però allo stesso tempo si sta creando l'altra diciamo ondata, l'epidemia che è scoppiata un po' in ritardo di fumo di sigaretta tra le donne, si sta vedendo adesso, si sta manifestando, e quindi ci sono tante disuguaglianze legate ad esempio al fumo, tipo tumore del polmone nelle donne, che stanno aumentando tantissimo. E ad esempio il tumore del polmone nelle donne in paesi nordici sta crescendo molto molto, soprattutto per le donne con livello socio-economico più basso. In avvio di trasmissione abbiamo parlato dell'Europa baltica, centrale e orientale, un po' il ventre molle di questa tendenza al rischio maggiore. È legato esclusivamente ad un welfare che funziona meno bene? Beh, è legato a vari fattori, ovviamente anche culturali, perché ovviamente la maggior parte di questi paesi che ha menzionato lei hanno avuto uno stile di vita per tanto tempo molto diverso da quello dell'Europa, come si suol dire, occidentale o meridionale o centrale, no? Quindi le politiche verso la salute sono state più basse, le spese sono state più basse, c'è stato probabilmente meno cura per le persone meno fortunate, diciamo, no? E quindi questo potrebbe spiegare, assieme ad altri vari fattori, potrebbe spiegare le grandi disuguaglianze in questa area europea. Che parametri avete utilizzato per elaborare il vostro report?
parametri nel senso di che cosa abbiamo utilizzato. Allora abbiamo seguito le persone del censo, le abbiamo seguite per un certo numero di anni fin quando non è successo l'evento, non è successo di mortalità, e questo l'abbiamo fatto per vari paesi. Devo dire che questa è una collaborazione tra lo IARC e tra l'Erasmus MC University in Olanda, che grazie a loro abbiamo raccolto questi dati, e quindi questi dati non hanno poca selezione, diciamo, sono molto rappresentativi dei vari paesi, e quindi sono abbastanza importanti. Questo report avrà una visibilità, voi ve l'augurate, ma avrà già dei canali, perché sappiamo bene che monitorare la situazione è importante per avere delle informazioni e agire di conseguenza. Questo è solo il primo, la nostra intenzione è di monitorare, di continuare a monitorare. Questo era il primo passo, diciamo, che ha fornito una prima mappatura di cosa succede in Europa. E speriamo nel futuro di continuare a monitorare, che ci siano ancora le risorse per poter fare questo tipo di esercizio. E l'abbiamo detto, poi monitorare significa dare informazioni e notizie utili ai decisori politici. Esattamente, perché i decisori politici possono intuire che ci siano delle disuguaglianze, ma solamente quando sanno quanto grandi sono queste disuguaglianze e quali sono i sottogruppi di popolazioni che sono più impattati, allora possono agire di conseguenza e non nel buio, diciamo.